Ciao a tutti, siamo con Vincenzo Schettini, che ci piace. Allora, professore Schettini, una grande emozione essere qui a Bidaccia, la fiera nazionale della formazione. Sì, sono molto emozionato di essere a Bidaccia, insomma, fiera degli insegnanti, fiera della scuola che verrà, fiera delle idee, della creatività. E sono anche emozionato di partecipare a questo spin-off siciliano, insomma, perché Fiera Didacta storicamente prende forma ogni anno a Firenze e questa volta invece ci espandiamo, Fiera Didacta si espande. E questa è una cosa molto molto bella, anche perché è la Sicilia, ragazzi. Wow! Professore, lei appunto con il suo blog, con i video sui social, è diventato veramente un fenomeno virale e ha reso, diciamo, molto fruibile una materia rognosa come quella della fisica. Ecco, come è nata l'idea di creare questo canale YouTube e poi di entrare sui social? Allora, l'idea è di partire con questa sorta di racconto della fisica online è nato in classe. Mi accorgevo che le lezioni mi piacevano, i ragazzi le seguivano come quando si segue un film interessante, no? Tu vuoi scoprire come va a finire. E allora, catturato dalla magia dei social, dalla bellezza dei social, ad un certo punto ho detto no, quella sarà la mia strada, quello sarà il mio futuro, io farò quello, cioè sarò lì, racconterò la fisica a 300, 3.000, 300.000, 3 milioni di persone. E questo è accaduto, ma è accaduto lentamente, cioè io piano ho cominciato a sperimentare il fatto di portare dei pezzi di lezione in rete. E ho notato che le persone erano prontissime ad acquisire questo, anche perché la rete non è solo pettegolezzo, inutilità, la rete è soprattutto formazione e informazione. Questo è il futuro anche per i prof. Professore, è indubbio che anche in questo periodo in Italia mancano i docenti di matematica e fisica. Lei pensa che anche con la sua opera divulgativa possa avvicinare i ragazzi allo studio delle materie scientifiche? Lo penso fermamente questo, la scuola si trova ogni anno nella solita situazione, cioè di dover, tra virgolette, tappare i buchi di situazioni docenti che mancano, supplenti, precari, e molto spesso tra questa gente che entra nel mondo della scuola c'è tanta gente entusiasta, preparata, che ha voglia di fare. I miei video sono di supporto, perché i professori quando mi vedono mi stringono le mani, mi abbracciano, mi dicono prof che bello, meno male che ci sei, perché mi permetti di essere come docente più sereno. Quindi vedete com'è bella la rete, cioè dà la possibilità non solo a uno studente di studiare, ma ad un docente di creare il proprio materiale e magari di condividere materiale che ama, come ad esempio quello che io ormai metto da anni in rete. La domanda, professore, io la faccio con la tua prima fatica letteraria. Ecco, è la prima e sarà, immagino, anche la prima di tante fatiche letterarie. Ecco, anche la questione, immagino che sarai emozionato anche di presentare il tuo libro, che penso sia anche il primo di tante. Sì, sono emozionatissimo di presentare la fisica che ci piace, il libro qui in Fiera Didacta, perché intanto sono di fronte a un parterre di insegnanti, di prof, e io sogno che questo libro, che è stato scritto per tutti quelli che amano la fisica, per tutti quelli che mi seguono ormai, insomma abbiamo superato 2 milioni di followers, quindi evidentemente c'è gente, tra virgolette, comune, gente come me, ordinary people, direbbe qualcuno in una canzone, che segue la fisica. Io sogno che questo testo piano piano entri nelle scuole, che ne so, magari come testo consigliato, perché dobbiamo cambiare il modo di insegnare le materie e il vecchio libro di testo ormai è superato. Quindi sono emozionatissimo di questa possibilità e ringrazio Didacta per tutto questo e saluto, mando un bacio a tutti i prof che saranno qua.